Ciao a tutti amici del canale della pesca di Lorenzo e ben ritrovati e benvenuti per i nuovi. E per chi non lo sapesse, questo canale tratta della pesca e predatori d'acqua dolce 360 gradi, ma non solo di momenti di pesca, ma tecniche, attrezzature, esche, divulgazione e anche interviste. Faremo anche delle interviste. Prima di iniziare il video vi ricordo di lasciare un like al canale e possibilmente, se vi va, di condividere anche. Facciamo crescere il canale. La puntata di oggi sarà un po' particolare, parleremo di un'esca di un costruttore italiano, che costruisce da tanti anni, uno della prima ora, che ha perfezionato un'esca facendone un vero must, un'esca che negli ultimi anni ha spopolato in tutta Europa e non solo. Di cosa sto parlando? Sto parlando di lui. Del Muras Maus, l'originale Muras Maus, che ha una storia alle spalle molto molto affascinante. Per oggi non sono qui a raccontarvi la storia, magari se un giorno avrò modo di intervistare Maurizio, sarà lui in persona a raccontarvi la storia. Ok, molto bene, io vi parlo del Muras Maus dal mio punto di vista, dal punto di vista di un pescatore, non dal punto di vista di un'azienda o quant'altro, dal punto di vista di un malato di pesca alluccio. Allora, sappiamo che di Muras Maus ne esistono più e più misure. Queste qui sono le misure, quelle standard, quelle che troviamo più facilmente in commercio, la misura, diciamo, chiamiamola intermedia, e ne esistono due modelli, coda singola e doppia coda, single tail e double tail. La mia scelta del Muras, del coda singola o coda doppia, molto bene. Allora, se ho bisogno di fare una pesca un po' energica, magari una pesca un po' veloce, la mia scelta ricade su una coda singola. Perché ricade su una coda singola? Se magari dovessi fare una pesca lenta, una coda singola grossa, di una mescola media, faticherebbe un po' a nuotare e a emanare le vibrazioni che dovrebbe emanare, mentre invece in doppia coda abbiamo due code rivolte in maniera negativa, e queste code rivolte in maniera negativa faranno sì che sia nell'affondamento sia nei recuperi molto lenti le code vadano ad emanare tante vibrazioni, a muoversi, magari per una pesca, che so, una pesca lenta di profondità, oppure una pesca sopra gli ostacoli, per fare insomma una pesca molto lenta. Ok, di Muras ne esistono di tutti i colori, dai più reali come questo qui, che è un marroncino bianco, si chiama Baby Brown questo colore, al Pink Panther. I grab ci sono di tutti i colori possibili e immaginabili. Ok, di Muras sappiamo che ne esistono anche di diversi affondamenti, shallow, slow sink, sink, però ovviamente magari peschiamo tutto l'anno in acque basse, poi quella volta, due all'anno andiamo a pescare in acque profonde, cosa facciamo? O compriamo un altro Muras, oppure acquistiamo dei fast tack sinker, che sono delle perettine di tungsteno che vengono inserite nell'anellino dell'esca. Ci sono da 3 grammi fino a 14, se non sbaglio, che li potrete trovare sul sito www.canarasfishing.com. Sono di BFT, Big Fish Tackle. E con quella lì, magari un Muras, uno slow sink, un shallow come questo qui, lo possiamo far lavorare in tutti i modi che noi vogliamo. Muras vende pure code di ricambio delle spare tail, in caso le code si rovinino, perché comunque sia, tipo questa qui è bastato un attacco per rovinarla. Chiaramente quest'esca qui, se va a prendere un altro attacco, la coda si distrugge e possiamo acquistare code di ricambio. Ok, allora, una cosa curiosa di Muras è stata un'evoluzione quest'esca. È stata un'evoluzione di un'esca vecchia, di un air jig, ovvero di una testa piombata con del pelo dressato sopra. Ottima esca, catturante, perfetta, però è il problema che una testa piombata affonda. Maurizio ha avuto l'intuito e l'idea di dressare il pelo su un'armatura, su un tappo di sughero, rendendola slow sink, sink. Un'idea geniale è stata all'epoca, magari per chi ha iniziato a pescare oggi dice sì, vabbè, non c'è niente da inventare, perché comunque ne vede da centinaia e centinaia di imitazioni. Invece a quel tempo è stata una vera rivoluzione. Il pelo
dressato in questa maniera fa sì che le esche in acqua abbiano attrito per farla affondare lenta in una maniera, chiamiamola, più naturale. Nei suoi recuperi il pelo si stringe, negli stop si va a gonfiare, infatti per questo chiamo molto usarla con recuperi stop and go o a lunghe pullate. L'esca avrà un movimento del genere, cadrà un po' di testa con il pelo che si gonfia, poi si ristringe, parte e arriva a cadere un po' di testa. Le code rimarranno un po' più alte e andranno a fare la loro vibrazione in caso, in affondamento, scusate. Stessa cosa con il coda singola. Chiaro, la coda vibrerà un po' di meno perché è una coda sola, infatti lo uso più che altro, come dicevo prima, per una pesca più veloce. Magari gli metto un sinker da 7 grammi per avere una pesca più veloce, una pesca più reattiva. La coda farà tantissime vibrazioni, sempre usata stop and go, magari più veloci, proprio la facciamo pulsare velocemente in acqua. Ok, queste esche sono esche abbastanza selettive comunque perché hanno una bella mole, un discreto peso, però vi posso garantire che muovono veramente, veramente tanti pesci. Poi comunque non c'è bisogno, penso che ve lo sto a spiegare perché credo che nei social network tutti i giorni vediamo foto di pesci catturati con queste esche qui. Ok ragazzi, detto ciò, questo breve video, questi pochi minuti che vi ho spiegato un po' come funziona il Miuras, come lo uso io. E sono soltanto, diciamo, un anticipo di quello che poi sarà magari una futura intervista a Maurizio, dove ci spiegherà per filo e per segno chi è lui, chi è il Miuras, come è nato e come è arrivato ai tempi d'oggi. Un'altra cosa ve la posso dire, vi posso dire che anni fa, per chi segue Fly vs. Jerk, il reality sulla pesca pubblicato da Canal Gratis, se non sbaglio era l'edizione numero 10, si vide per la prima volta negli schermi di tutta Europa il Miuras, in una competizione comunque si vide il Miuras, e catturò Pierre Monjarret insieme a Stefan Trumstead con il Miuras un pesce enorme da 127 cm, poco dopo un altro pesce enorme. E da lì, diciamo, è un po' esplosa la Miuras mania, non che prima non c'era, però lì è proprio esploso a livello europeo e non solo. Io viaggio molto per la pesca, frequento molto la Svezia, l'Irlanda, e mi ricordo che dopo Fly vs. Jerk 10 nei negozi svedesi se ne vedeva veramente, veramente tanti di questi Miuras, perché poi è subentrata Strike Pro, Catch with Care, come distributore di Miuras Mouse. Molto bene ragazzi, vi ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine, vi rinnovo l'invito a mettere il like al mio canale, a condividere e lasciate un commento, e soprattutto nei commenti lasciate un vostro pensiero, un vostro parere, e se vi piace vedere qualcos'altro, ditemi un po', sarò felice di aiutarvi, di illustrarvi tutto quello che voi chiedete. E non dimenticatevi di seguire la pagina Instagram, il canale della pesca di Lorenzo, dove sarete sempre aggiornati passo per passo sulle nuove uscite e nuovi video. Ragazzi, grazie a tutti, vi auguro una buona giornata, ci rivediamo al prossimo video. Ciao!